Pace e bene a tutti, bentrovati. Oggi, 20 marzo, ricordiamo Santa Claudia e compagni martiri. Ascoltiamo. Il 20 marzo il martirologio romano commemora un gruppo di 7 donne martiri, e cioè Claudia, Alessandra, Eufrasia, Matrona, Giuliana, Eufemia e Teodosia, le quali furono arrestate nel secolo IV sotto la persecuzione dell'imperatore Massimino Cesare. Con fede e coraggio rimproverarono al prefetto di Amiso la sua crudeltà e la sua ingiustizia nel condannare i cristiani. Professandosi esse stesse cristiane, non abiurarono, non sacrificarono agli dèi come chiedeva loro il prefetto che le fece flagellare. Claudia e le altre accettarono la tortura e furono disposte a sacrificare se stesse in cambio della vita eterna, e pertanto furono gettate in una fornace ardente. Un'altra storia di martirio terribile. Lei, Claudia, con altre 7 compagne che vengono uccise per la loro fede. Quale l'atto particolare, però? Claudia ha l'ardire di contestare il governatore della città, di denunziare le ingiustizie che vedeva, le crudeltà contro i cristiani. Non è stato perdonato questo atto di ribellione e di insolenza al potere crudele. Quante volte anche noi siamo testimoni nelle nostre giornate di atti del genere, quando qualche persona potente agisce in maniera non equa, agisce in maniera ambigua o comunque per il proprio tornaconto, creando difficoltà e sofferenza ad altre persone. Abbiamo una scelta nelle nostre mani: continuare a essere nel nostro angolino di spettatori fin quando poi non sarà il nostro turno, o comunque cercare di metterci alla difesa di chi soffre. Sono situazioni difficili perché in effetti si inizia a rischiare qualcosa. Sono situazioni in cui si vede quanta fede si ha e che cosa si è disposti a rischiare per quello in cui crediamo. Allora Santa Claudia veramente ci dona il coraggio in queste situazioni di metterci anche a rischio quando c'è da difendere qualcosa che merita di essere difeso, la dignità delle persone in prima persona. Santa Claudia prega per noi.